Ok, cominciamo. Partiamo di qua, poi la ritroveremo questa immagine e ci guiderà attraverso appunto il percorso. Allora, dicevo, di cosa parleremo? Il titolo l'avete visto, maschile e femminile in azienda. Qual è il vero obiettivo di questo incontro oggi? Il vero obiettivo è quello di capire, da un punto di vista oggettivo, quelle che sono le peculiarità tra il maschile e il femminile. E quindi ci piacerebbe, e questo poi mi direte anche voi, soprattutto verso la fine, se ci fosse la possibilità di abbandonare, almeno per quest'ora e mezzo più o meno, quello che un po' a tutti noi succede, e cioè di dare magari etichette, di categorizzare, di essere un po', come dire, prevenuti in certe situazioni. Ecco, veniamo invece alle capacità linguistiche, che mi sembra molto interessante questo punto. Allora, nell'uomo risiede solo nell'emisfero sinistro, quello che dicevamo prima. Quello che dicevamo prima quando parlavamo dell'ictus, no? Risiede solo nella parte sinistra, è limitata a un certo numero di comunicazioni al giorno e precisamente si parla di 6.000 forme di comunicazione, dove nelle forme intendiamo un po' di tutto, quello che dicevo prima, il verbale, il paraverbale e il non verbale, sono forme di comunicazione. Cosa succede nella donna? Sarà la stessa situazione o cambierà qualcosa? Come cambia? Più del doppio. Allora, che sia limitata anche per le donne può essere una salvezza per gli uomini, più di tanto non si può, ma dai 6.000 di prima, da 1 a 4. Poi ci sono le eccezioni, no? Sappiamo che ci sono anche uomini che parlano molto, ci sono donne che parlano poco, per carità. Mediamente, però, questa è la storia. Questo esercizio che adesso vi arriverà è una cosa assolutamente personale, nel senso che sarete chiamati a scrivere, poi il foglio resterà a voi, non vi chiederò né di parlarne né di condividerlo, è semplicemente un momento di riflessione su come ognuno di noi vive emozionalmente certe situazioni. Quindi troverete una serie di domande molto semplici ed è un momento di riflessione, cose che magari di solito non riusciamo a fare per n motivi. Ci fermiamo questi 5 minuti e poi mi direte solo com'è andata alla fine, se è stato facile o difficile. Solo se comprendiamo le differenze tra i sessi potremo realmente contare sulla forza collettiva e vincere le debolezze individuali, che può sembrare uno slogan propagandistico, ma la vera, come dire, importanza da dare è che quando le aziende capiranno, e le aziende siamo noi perché sono fatte di persone, quando le aziende capiranno la complementarietà delle diversità, inizieranno a fatturare di più. Invece di pensare perché sono uomini ragionano così, perché sono donne ragionano così, ma a sfruttare proprio queste diversità e questo potenziale di ognuno, sicuramente sarà molto più facile lavorare e molto più soddisfacente per tutti. È stato un piacere stare con voi oggi, vi auguro tanti successi personali soprattutto e professionali naturalmente. Grazie a tutti. Yeah.